Luca Montella, allora, 30 anni di Raga Tinge 24, sempre vicino a vincere il titolo italiano, sempre a diversi podi, eccetera, eccetera, ma la vittoria è mancata. È dovuta andare sul 2.4 per vincere un titolo italiano. Forse la classe di destinazione, evidentemente non era all'altezza dall'altra parte, una cosa divertente, senza esserci saliti, poi portare 32 barche a Maddalena è stata una bella cosa, dei ragazzi che sono stati splendidi, un impegno per questi 2.4, questi con tante disabilità hanno fatto una cosa davvero grandiosa, molto molto bella, molto affollata e anche molto toccante. 32 barche in questo periodo in cui le classi sono proprio allo stremo, cioè è un numero importantissimo. Basta considerare che credo gli ultimi italiani che stavano facendo avevano numeri più bassi, evidentemente Maddalena tira, poi il posto si prestava anche molto per loro, perché aveva proprio zero barriere architettoniche. Le regate dove sono state fatte? Le regate sono state fatte lì nella rada di Santo Stefano, davanti all'ospedale militare, quindi in acque abbastanza chiuse, dove si poteva tenere sotto controllo tutto, tanti aiuti sono stati dati dall'Università di Costa Smeralda a tutti i circoli del posto, un sacco di volontari, è stata una cosa proprio bella. Ecco, mi sembra, vedendo un po' le cose su Facebook, che ci sia stato tanto entusiasmo da parte di tutti per questa cosa. Molto, davvero, c'è stato proprio entusiasmo, un sacco di trasporto, una cosa vincente, un'organizzazione perfetta. Hanno un circolo che poi nasce su iniziativa di Antonello Tomo, che regattava con Pasqualino Lapera, al suo tempo veniva a fare anche i giri di Sardegna. Poi ha incontrato un po' di disavventure e quindi è diventato promotore di queste cose. Ho capito. Primo tu, secondo Vittorio Maciocco. Vittorio Maciocco, che tutti conoscete, che va su G24, terzo un continentale, quarto, quinto, sesto, tutti continentali. È una cosa inaspettata questo dominio maddalenino in casa. Peraltro con condizioni non classiche, quindi sì, davvero per me è inaspettatissimo, non mi aspettavo, io ero andato lì per partecipare come sindaco a dare solidarietà, poi alla fine è uscito anche il risultato, ma davvero se ci riprovo non ci riesco. Bello fare il sindaco che fa le regate, No, ragazzi, io da febbraio che non esco in barca, almeno questa qui mi toccava, dai. eh? va bene, dai. Grazie Com'è Luca. Aspetta. andato il sabato di G24?